Buongiorno a tutti, siamo a 68, siamo al secondo seminario di IAP Piemonte Valle d'Aosta. Ci accompagnerà in questo seminario Massimo Semola, che è un architetto di esperienza ormai trentennale che opera nella provincia di Novara. Ha sviluppato giardini in tutta Italia, si è occupato oltre che di sviluppo giardini, di outdoor, di terrazze, anche di restauro di giardini storici. Partecipa con seminari a conferenze sia al Politecnico di Milano, al Polydesign che alla Scuola Agraria del Parco di Monza. È anche collaboratore con diverse riviste del settore. Non ultima, nel mese di aprile, Gardenia le ha dedicato la sua copertina per uno dei giardini che ha fatto in questi anni. In queste 2 ore, ci accompagnerà vedendo un pochettino la sua logica di progettazione dei giardini, introducendoci in questo mondo che è il mondo, diciamo, dell'estetica del giardino e della logica progettuale. Come condizione di servizio, noi pensiamo di fare una prima parte fino alle 18:30, dopodiché una breve pausa di 5 minuti, dove sia Massimo che gli eventuali partecipanti potranno in ogni caso riposarsi, riprendere verso le 18:35 fino alle 7:15, dopodiché lasciamo un piccolo spazio di un quarto d'ora per un'eventuale sessione di question and answer, domande e risposte, dove pregherei i partecipanti di magari mettere le domande sulla chat in corso d'opera e andremo a selezionare alcune per discutere poi con Massimo sulle domande principali che compaiono. A questo punto passerei la parola a Massimo e auguro a tutti un buon ascolto. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei dirvi che come percentuale c'è un 70% di agronomi, un 18% di architetti e un 18% di cultori della materia o di altri iscritti che non si sono dichiarati professionalmente. Capite che parlare di un argomento così vario ad una platea così variegata è sempre abbastanza complicato perché le competenze degli architetti non sono quelle degli agronomi e viceversa. Oggi la figura che progetta il paesaggio è meglio dire che sia il paesaggista, non è l'agronomo, non è l'architetto, è qualcuno che sa, che conosce la materia. L'architetto impara a conoscere le piante, l'agronomo nel tempo a organizzare gli spazi e a trattare dell'architettura. Il titolo: Bellezza e logica progettuale. Vi dirò che il giorno che mi sono stato invitato a partecipare a questo webinar. Poco prima, due clienti, a loro arbitrio, hanno cambiato, delle soluzioni, nel progetto. Da una parte una piscina è finita al posto del laghetto e il laghetto al posto della piscina, e un altro aveva cambiato la direzione di un vialetto. Ecco, allora lo shanghai che c'è in cima. Ero abbastanza irritato quel giorno. Ho detto: beh, allora facciamo un webinar ad hoc per l'occasione. Perché quando in qualsiasi progetto, non solo in un giardino naturalmente, quando tocchi un oggetto, un particolare del progetto, si scombina tutto quanto come il gioco dello Shanghai. Quindi è solo il professionista che possiede il progetto e sa cosa andare a toccare per non rovinare quanto pensato, oppure andare a toccare quelle soluzioni che non incidono poi sulla soluzione finale. Ecco, questo è il perché di questo titolo. L'ABC, in giardino tutto deve essere funzionale e, tra virgolette, tra parentesi, facilmente gestibile. Più è facile gestire un giardino, meglio è. Meglio un giardino semplice e ben tenuto che un giardino complesso che non si riesce a mantenere e che nell'arco del tempo è destinato a fallire, o non essere bello. L'acqua deve essere libera di scorrere, sempre, non solo nel terreno. Anche soprattutto sulle pavimentazioni. I ristagni sono sempre pericolosi. Questi sono i due must a cui bisogna sempre, che bisogna sempre osservare. Poi, naturalmente,
un giardino, in un progetto di un giardino, e lo vedremo più avanti, la vegetazione arriva all'ultimo, anche se non è l'ultimo, l'ultimo aspetto, anzi importantissimo, ma già quando cominciamo a rispettare le distanze legali dai confini e rispettare le distanze dalle utenze interrate e aeree, siamo già un buon punto. Vuol dire che le piante non interferiscono in alto, a destra, a sinistra, sotto, e possono crescere liberamente. Per sapere e per osservare questi diktat bisogna conoscere le piante. Conoscere le piante, non solo saperle apprezzare quanto è bella questa pianta, ma bisogna anche capire che esigenze culturali hanno, dove devono essere messi, all'ombra piuttosto che al sole, terreno acido, alcalino, e come si sviluppano. Chiaro è che queste sono banalità, ma sembra che in Italia non si lavori tenendo conto di queste esigenze, e di esempi ne ho tantissimi. Se si tenessero ben presente queste situazioni, non ci ritroveremmo in situazioni come queste. Questo è un'area, una strada pubblica dalle parti di Pinerolo. Vedete, con le frecce rosse è indicato la piantagione di Carpinus betulus. Carpinus betulus in spazi ristrettissimi. Di dietro vediamo un Carpinus betulus già cresciuto, com'è in età adulta. È possibile che chi lavora non si rende conto che mettendo un albero del genere in una posizione come quella crea un pericolo, crea difficoltà di gestione, e poi soprattutto le piante non possono crescere liberamente, ed esteticamente le vedete, sono quello che sono. Poi la pianta piantata proprio sopra lo scarico dell'acqua sulla caditoia a lato strada, e fra un po' dovranno andare a potare la chioma anche in alto, perché i lampioni saranno racchiusi dalla chioma dell'albero. Quindi in 3 metri ci sono 3 errori fondamentali da evitare, che basterebbe un minimo di logica per poterli risolvere. Ecco, le piante hanno bisogno di spazio sempre ovunque, anche a terra. Siamo a Milano, mi direte, beh, bella roba, questi Celtis sono lì da 70 anni, magari prima che cosa c'era intorno, poi ci hanno costruito il parcheggio, il pavimento, l'asfalto, e alla fine è venuto su tutto. Beh, non è sempre così. Qui siamo in zona Rofiera a Milano, un Populus alba piantato a 70 centimetri dal cordone stradale. Si vede che è un albero di pochi anni e già comincia a creare dei danni. Vedete, questi sono errori proprio basilari, elementari, sciocchi, che basterebbe che chi facesse queste cose sia un professionista che sa con che materiale lavorare. Il Comune di Milano è piuttosto rigido su questo argomento e prescrive delle distanze da mantenere assolutamente in caso di aree pubbliche, sia dalle utenze interrate, sia da quelle aeree, sia dai cordoni stradali o dalle altre proprietà. Non mi vado oltre a parlare di questo. Vi consiglio però, se volete prendere nota, piantare alberi in città, di Valerio Cozzi, Fondazione Minoprio, Regione Lombardia. È un bel librettino che può esservi molto utile. L'architetto Valerio Cozzi è un socio, anche lui un socio AIAP, paesaggista. Altro errore che ricorre regolarmente, diciamo, è quello di riempire gli spazi a ridosso di un percorso, spero che si veda abbastanza perché è coperto dalle foglie, mettendo i cespugli a ridosso del percorso. Questo lo vediamo anche nelle aiole stradali o lungo i viali dei parchi pubblici, con il risultato che la pianta non si può allargare liberamente, con questo risultato tristissimo in cui i lati vengono potati per lasciare libero il passaggio. Anche questi sono errori veramente basilari, che con un minimo di accortezza, e non vorrei dire intelligenza per non essere offensivo, possono essere risolti facilmente.
Di errori ce ne sono tanti, ma non è questo lo spazio e il tempo per analizzarli tutti. Quando progettiamo un giardino dobbiamo essere in grado di sfruttare le potenzialità espressive ed emozionali di ogni, di ogni stagione, sia che ci siano gli alberi, gli arbusti, sia che no. Questo è un giardino semplicissimo con le fioriture primaverili, una prima fioritura primaverile avanzata un mese dopo, la stagione estiva che generalmente è povera di fioriture rispetto alla primavera, ma la presenza degli alberi, degli arbusti, la loro forma, il contrasto del fogliame, il contrasto dei colori del verde fa sì che la composizione sia gradevole sempre in ogni periodo dell'anno. L'autunno con i suoi colori, ecco, vedete, e volevo arrivare a questo, l'inverno. Sapete che in Inghilterra, nei paesi freddi, alcuni professionisti partono a progettare il giardino non dalla primavera come facciamo noi, ma pensandolo già in inverno. Quindi che ci siano o no bacche, che ci siano o no fioriture, comunque tendo a fare dei giardini in cui la presenza della vegetazione ci sia sempre. In un caso come questo gli alberi sono spoglianti, mentre il sottobosco è composto prevalentemente da arbusti e tappezzanti sempreverdi. In questo modo il sottobosco riesce a respirare durante l'inverno e non si perde nell'immagine, poi vedere il cambio delle stagioni è comunque interessante. Ma come dicevo, non è questo fondamentale. Anche nel giardino classico italiano, questo è il giardino Giusti di Verona, che pare immutato nel tempo perché i sempreverdi non cambiano e poi fanno parte di una filosofia progettuale di quell'epoca, il giardino che non cambia mai immagine. In realtà poi col cambiare delle stagioni cambiano le luci, cambiano i colori dei verdi, la neve e la pioggia creano diverse suggestioni, per cui il giardino cambia sempre, bisogna sapere interpretare tutti i suoi aspetti e quindi lavorare di conseguenza. Arrivando proprio al limite estremo del giardino zen, non potete pensare che i monaci non possano trarre ispirazione da un giardino fatto di sole pietre e di ghiaia, come questo Karesansui, questo Ryoanji, è il giardino più famoso che c'è in Giappone, non so, paragonabile per la Francia a Versailles piuttosto che all'Italia al giardino di Boboli. Ecco, per cui anche con una spruzzata di neve questo giardino tramanda sempre delle emozioni che questa immagine non credo che sia in grado comunque di portarci. La logica progettuale, che forse ecco, è questo l'argomento clou, diciamo, di questo incontro, perché attraverso la logica noi riusciamo a realizzare un giardino che soprattutto funzioni, che poi sia anche bello, cioè che fa parte del titolo di questo webinar, questo è piuttosto relativo. Noi facciamo il possibile per fare delle cose belle, per creare bellezza. Poi la bellezza è soggettiva, per cui c'è a chi piace e a chi no quello che facciamo, però almeno noi ce la mettiamo tutti. Casa del Fauno di Pompei, 79 d.C. Memorizzate bene l'immagine. Casa tradizionale giapponese, altro secolo, altra cultura. Thomas Church, Donnell Garden, 1948. Frank Lloyd Wright, Kenny Laurent House, Illinois, 1951. Cosa hanno in comune queste immagini? Sono tutte immagini prese dall'interno dell'abitazione. Quindi la continuità tra casa e giardino è fondamentale, soprattutto visivamente, ma anche come percorrenza. Sapete che in un'epoca lontana mi è capitato di
cambiare, mi avevano chiamato per costruire un giardino e mi è capitato di cambiare la posizione della finestra di una camera da letto, che poi il giardino si progetta non solo dall'esterno ma anche entrando in casa e guardando fuori, vedere che cosa succede, quali sono le visuali principali. Insomma, questa camera da letto si apriva su una parete bianca cieca della casa del dirimpettaio, cioè roba da neurodeliri, da svegliarsi depressi tutte le mattine, per cui abbiamo chiuso la finestra e l'abbiamo aperta sul giardino che ho costruito con grande gioia poi della committenza. Le zone importanti del giardino, della casa per guardare il giardino, non sempre sono il soggiorno piuttosto che la camera da letto, che può anche essere gradevole la mattina d'inverno, indugiare a letto e guardare fuori che nevica o che piove. Una signora tanto tempo fa mi disse: io stiro da questa camera, stirare mi rilassa. Per me questa è la visuale più importante del giardino, quindi la stireria è il posto dove voglio vedere qualcosa di bello fuori, perché ci passo tanto tempo qua. Quindi incontrare la competenza, conoscere i loro desideri e analizzare i rapporti tra casa e giardino è fondamentale. Perché? Vedete, soprattutto al nord, non so quanti al sud siano iscritti, il giardino si vive per il 60%, per il 50% di un anno, lo si vive dall'interno della casa, quindi la visibilità verso l'esterno è fondamentale. Vi porto due esempi piccoli, semplici, per rimanere concentrati, perché con un giardino grande ci dilungheremmo troppo e il tempo è quello che è. La casa in basso, un giardino delimitato da muri, uno spazio di 218 metri quadri, il marciapiede a ridosso della porta finestra soggiorno pranzo, che poi rappresenta, come abbiamo detto prima, la visuale principale verso il giardino. Ecco, lavorare, viene dalla... poi, insomma, l'istinto progettuale può nascere, l'intuizione può nascere da tanti motivi. In un caso come questo siamo partiti dall'assialità, diciamo, di questo spazio, quindi dal centro, l'asse che attraversa la porta finestra soggiorno. Uno degli errori usuali che si fa è quello di portare lo spazio da vivere lontano da casa. Cioè l'ideale romantico è di quello di avere il pergolato immerso nel verde per pranzare la domenica. Quando un pergolato è lontano dall'abitazione, e non dico lontano centinaia di metri, delle volte anche solo 20 o 30 metri, ci cenate la prima volta e poi dopo la seconda ci pensate, perché diventa piuttosto fastidioso andare avanti e indietro. Quindi il fatto di accorpare alla casa lo spazio da vivere, che sotto il pergolato poi mangiate o cileggiate, questo o leggete, non è indifferente. E soprattutto nei giardini piccoli, il fatto di portare lo spazio da vivere vicino a casa permette di risparmiare spazio per il giardino senza creare percorsi inutili o pavimentazioni inutili, come il portare il parcheggio lontano da casa, che tra l'altro è scomodissimo perché non vogliamo vedere le auto, e questo alla fine si traduce in termini economici in costi maggiori, perché vuol dire maggiore metri quadri di pavimentazione, tanti cordoli in più. Poi con l'attuale legge sull'invarianza idraulica, per chi non lo sa, è una normativa che regola il rapporto tra le aree pavimentate e il deflusso delle acque nel giardino, vuol dire costruire più percorsi, vuol dire poi incidere anche su questi rapporti, per cui non sempre sono possibili. Un altro asse, allora, questo è praticamente l'area del giardino da vivere, quella libera, mentre lo spazio intorno è quello occupato dalla vegetazione. Un gioco di pavimentazioni o di centri, in realtà al centro c'è una fontanella con qualche zampilla,
e lo spazio, sempre già immaginando il progetto, dove mettere gli alberi, che non devono mai uscire dall'area di confine, sempre per rispettare le distanze legali. Ma a parte le distanze legali, gli alberi delle distanze legali se ne fregano. Cioè loro raggiungono una certa dimensione. Se mi mettete una quercia a distanza legale, un tiglio, a 3 o a 5 metri dal confine, dopo 20 anni siete lì a tagliare rami perché il vicino reclama o perché il comune chiede che siano tagliati. Quindi usare il buon senso, soprattutto ancora prima di osservare le norme. Per conoscere le piante, lo dico non per gli agronomi, e questo per gli architetti, è importante specificare sempre il genere, la specie e il cultivar. Cioè sono tre indicazioni fondamentali perché la pianta che arriva sia quella che avete scelto. Acer, Platanoides globosum, genere, specie e cultivar, che hanno portamenti completamente diversi dall'acero platanoide che conosciamo, che è alto 30 metri con una chioma diversa. In alto a destra il ricovero per gli attrezzi e poi il gioco di scomporre un po' una geometria fin troppo rigida, ottenendo poi un risultato come questo. Quindi in un giardino di 280 metri quadri ci siamo inventati una certa dinamicità dello spazio, trovando lo spazio per pranzare, per stare all'ombra, per leggere, e il deposito per gli attrezzi, che è sempre fondamentale. Se non lo pensate voi, lo pensano i clienti e poi succede quello che succede, perché le casette poi in stile tirolese arrivano sempre nel posto sbagliato. Questo può essere lo schizzo che rappresenta. Un altro, e poi mi fermo, anche questa è una situazione piuttosto comune, con una casa con le porte finestre che si affacciano sull'area verde, una siepe che delimita della strada, generalmente il marciapiede addossato all'abitazione, su cui non ci fa assolutamente niente perché non c'è lo spazio per metterci un tavolo con delle sedie o per girarci intorno. Allora, suddividere lo spazio equamente in area pavimentata, in area verde, valorizzare le visuali dalle finestre, come abbiamo visto, quindi le visuali sull'asse sono quelle della finestra, sono quelle più importanti, creare una linea che occupa comunque lo stesso spazio al 50% sia area pavimentata che area verde, però non è una linea retta, è una linea più interessante e più divertente. Abbiamo lo spazio per piantare gli alberi sempre a distanza legale e già che ci siamo creiamo anche una difformità nel filare, per poi avere lo spazio per mettere tra gli alberi più distanti dalla strada gli arbusti, in questo caso possono essere delle ortensie. Per cui in uno spazio così articolato è bello anche arrivare dall'ingresso e vedere questa linea che va, e in queste anse ci possiamo disporre il tavolo, il tavolino, la panca, ed è comunque gradevole come impostazione e anche come vista dall'interno. Alla fine di questi due piccoli esempi, apprezziamo l'ordine quando è accompagnato dalla complessità. In un'opera d'arte il caos deve brillare attraverso il velo dell'ordine. Questo lo dice Novalis, che è un filosofo. Queste due frasi sono tratte da uno splendido libro che vi consiglio caldamente, Architettura e felicità, di Alain de Botton, che è il noto architetto filosofo francese, di gradevolissima lettura. E allora che cosa ci porta come esempio Botton, che è un architetto? Guardate questi due esempi classici che si trovano praticamente uno di fianco all'altro. Siamo a Venezia, Piazza San Marco, sopra il Palazzo Ducale e sotto le procuratie vecchie. Due splendidi esempi di architettura, ma quanta eleganza e quanto movimento in più c'è nel Palazzo Ducale rispetto al modulo ripetitivo delle procuratie vecchie, che sono comunque un capolavoro di architettura. Cioè gli ordini sovrapposti non sono uguali, ma cambiano nel Palazzo Ducale. E poi se guardiamo bene, queste due finestre non sono allineate con queste.
E poi se guardiamo ancora più attentamente, addirittura il balcone, la balconata, non è in asse con l'edificio. E queste due finestrine quadrate sono più basse rispetto a quelle tonde. Ma noi, non guardando queste immagini, non abbiamo notato i difetti. Noi abbiamo recepito bellezza e comunque armonia. Ecco, è questo che si può arrivare creando un disordine studiato nelle nostre progettazioni. Riforma allo spazio. Sembra che per progettare un giardino bisogna sia necessario comunque creare delle geometrie, dei cerchi, dei triangoli, quello che vi viene in mente. Ma guardate che anche il giardino paesaggistico inglese è organizzazione e creazione di spazi. Infatti questo è un progetto di Lancelot Capability Brown, che è certamente, diciamo, il più famoso. Dopo di lui è arrivato il Kent e poi comunque lo stile paesaggistico inglese ha proseguito ancora ed è ancora in essere naturalmente. Ma vedete queste linee che poi si rifanno a quello che Capability Brown definiva il Serpentine Style, tutte curve molli dove la linea retta è praticamente esclusa se non in casi particolari come in questo viale d'accesso, ma il senso qual è? È quello di creare delle linee volutamente artificiali dove si vede la mano del progetto, la mano del progettista, ma che in ogni caso si inseriscono perfettamente nel contesto paesaggistico. Quindi si può creare spazio, disegnare gli spazi anche creando i giardini paesaggistici. Anzi, si deve, non si può. Il più delle volte ci capitano delle situazioni sciocche come queste. Queste naturalmente è esagerato come confine. Per cui l'istinto principale, ma anche di chi lo fa per mestiere, voglio dire, magari io ho una grande stima dei giardinieri perché ci lavoro tutti i giorni e anche mi confronto con loro per determinate situazioni e per determinate scelte. Ma questa pianta l'hai già usata da queste parti, che cosa ne pensi, dove le possiamo trovare, eccetera. Però diciamo che il giardiniere che da sempre va avanti con il paraocchi poi fa una cosa come questa, tende a mettere la vegetazione, scusate giardiniere, non offendete, voglio dire, e chiunque, diciamo, che non ha la pratica del mestiere, la prima cosa che fa è quella di mettere le piante addossate al confine. In un caso come questo il risultato non è neanche malaccio, perché essendo un confine articolato crea anche una cornice movimentata e interessante. Però non dobbiamo farci condizionare da questo, perché come diceva quel collega inglese, che non mi ricordo più, francese, non mi ricordo più chi era, bisogna anche saper lavorare non da vuoti per pieni, ma da pieni per vuoti. Cioè voi partite da un pieno e poi scavate e togliete, e togliete per creare il vostro giardino invece di andare a riempire uno spazio vuoto. Quindi ragionate in negativo e pensate questo come ad uno spazio pieno. E allora così facendo voi potete ritagliare all'interno di qualsiasi perimetro, da qualsiasi area, il giardino che volete voi, che sia formale o informale, geometrico, rigido piuttosto che curvilineo. E questo è, insomma, è un punto da cui poter partire. A tal ragione vi porto questi esempi. Questo è un giardino del 1726 mai realizzato. Si tratta di una delle stampe di Marcantonio del Re tratte dalle ville di Delizia nello stato di Milano. Siamo nel Settecento. Che cosa fa Marcantonio del Re? Ecco, come vedete, il
confine del il perimetro dell'area destinata al giardino non è tanto distante da quello che vi ho fatto vedere io, per cui insomma siamo anche vicini al vero in tante situazioni. Allora, chi è il progettista, l'architetto, il paesaggista, scusate, lavora sugli assi principali come era nello stile dell'epoca, cioè giardini formali, l'assialità che attraversa la dimora e poi continua all'esterno. La visuale corre sulla fontana che diventa il punto focale di tutto il giardino e al centro si diparte il secondo asse. Ecco, lavoriamo con geometrie molto rigide in questo caso. Ma Marcantonio del Re delle geometrie rigide e del perimetro sconclusionato proprio non se ne cura. È uno che i giardini li sa fare. Poi che cosa si inventa? Questi due quadrati in cui nel primo spazio ci sono i parterre, come viene definito nel giardino francese, quelle aiole decorate con i bossi potati. Mentre nel secondo quadrato, sempre in asse e più grande, ci sono questi viali che attraversano con questa geometria fitta i prati, creando poi anche un motivo decorativo importante. Poi allunga il quadrato più grande per realizzare l'ultima delle sue assialità con questi due bacini di forma ellittica e poi quello che c'è intorno succede quel che succede, qui in cima lo chiude con queste aiole quadrate piuttosto che da questa parte questo motivo che nella parte alta è intera e completa, qui invece va a finire contro il muro e muore lì. Ma tutto sommato il risultato è comunque eclatante e ha raggiunto lo scopo del progettista. Un po' più in piccolo, così a occhio, saranno un giardino di un 350 metri quadri, forse 400. Questo è un giardino di Luciano Giubilei, che è un italiano che per diventare famoso fra giardini è andato in Inghilterra, ecco, vabbè, dove si semina più facilmente. Luciano è piuttosto giovane e lui nasce come designer di interni e quindi ha portato la sua predisposizione per certe linee, per certe situazioni all'esterno e quindi il giardino qua lo si legge quasi come un giardino a stanze vero e proprio, non solo in planimetria ma anche negli alzati, nell'utilizzo della vegetazione. Che cosa fa Luciano Giubilei? Mi tira questo asse centrale che congiunge la casa con il giardino, vedete? E su questo diciamo siamo molto allineati sul fatto di avere realizzato questa scala molto larga, vedete, non c'è la scaletta, c'è la scala molto larga che mette in connessione la casa col giardino. Questo è un modo per proprio dare aria, per dare continuità ai due elementi, casa e giardino. E poi soprattutto gli piace anche lavorare con l'architettura, per cui è chiaro che una scala così ha un aspetto veramente dirompente, se vogliamo chiamarlo, diciamo, tra la scala e il resto, quando arrivano gli ospiti e si affacciano al giardino, l'effetto wow è garantito, quello che piace tanto. Poi lavora sul primo spazio, quello più vicino all'abitazione, creando questa forma quadrata regolare con i bossi potati sotto e sopra non so che alberi siano, potati a parallelepipedo, che sono sempre di tradizione italiana, questo modo di trattare le piante. Da noi si è perso perché per motivi
credo economici anche, o anche di, abbiamo perso parte della nostra cultura, ce la siamo dimenticata, mentre in Francia ce l'hanno presa e la usano alla grande, e anche in Inghilterra. Se andate in certi vivai potete ritrovare ora, dopo tanto tempo, ancora le piante allevate a candelabro o in questo modo per creare questi effetti. Poi all'interno del riquadro crea un secondo riquadro e la parte dietro, che è completamente diversa, è trapezia, ma comunque non incide sull'immagine generale o anche sull'immagine, sull'assialità che Jubilei voleva ottenere guardando dalla porta finestra del soggiorno, con in fondo quegli elementi, quei bossi o quei tassi che vengono trattati come delle sculture. È un giardino formale contemporaneo con questi parallelepipedi verticali che chiudono la visuale. È anche fortunato perché lavorando nei dintorni di Londra tutti i giardini sono ricchi di vegetazione, per cui la pianta, il verde del vicino è anche il nostro. Lì probabilmente nessuno va a reclamare perché la pianta del vicino entra nel nostro giardino, ma siamo anzi contenti perché è un valore giusto, aggiunto e un arricchimento. Poi appunto chiude la visuale con queste due quinte verdi e questa è la vista che abbiamo dall'assialità. Quindi quello che era un giardino, un perimetro difficile per modo di dire, comunque non regolare, l'ha trasformato in un giardino assolutamente formale. Praticamente ha fatto quello che ha messo in pratica quello che ha fatto Antonio Del Re prima, ma su una scala assolutamente minore. Chiaro che giardini come questi richiedono una manutenzione non altissima, una manutenzione continua. Un giardino formale, se le siepi di bosso non sono potate 3-4 volte all'anno, se il prato non è rasato tutte le settimane, generalmente l'optimum sarebbe ogni 6 giorni, ma anche ogni 8 giorni, non è bello, cioè deve essere così. E poi vedete anche l'effetto della macchina tagliaprato, cioè il fatto di andare e di tornare che mi crea questo motivo geometrico, che non è casuale, perché l'erba è tagliata nel senso dell'asse, nel senso longitudinale. Se il prato fosse tagliato in senso orizzontale, questa prospettiva sarebbe più rallentata, cioè sarebbe meno lunga. Quindi il taglio dell'erba anche è importante. Quando si usava la macchina tagliaprato, oggi con il robottino questi effetti non si ottengono più perché il taglio del prato è assolutamente uniforme. Vi metto ancora un altro aspetto che è fondamentale, vista l'ora in cui è stata scattata la foto, è la disposizione dei punti luce. Vedete che in mezzo al prato non c'è un elemento di disturbo. Quando le luci sono spente scompaiono. Quando sono accese si vedono, ma comunque non sono in mezzo al prato. Cioè il lampione, il paletto, può stare anche in mezzo al prato, ma è un fastidio. Quando tagli l'erba ci sbatti contro. Ecco, quindi nella logica del progetto, la disposizione dei punti luce, oltre all'effetto luminoso e anche all'uniformità o difformità dell'effetto luminoso che si vuole ottenere, anche la posizione è importante per rimediare a questi problemi, perché avere un palo in mezzo al prato significa sbatterci contro con la macchina tagliaprato, poi andare in casa, prendere le forbici e tagliare il prato che è cresciuto alla base del palo perché la macchina non ci arriva. Oltre al risultato che il palo dopo 3, 4, 5 anni lo prendete e lo cambiate perché non ne può più di essere sbatacchiato. L'ingresso è fondamentale. L'ingresso è il biglietto da visita della casa. Ma a parte questo, l'ingresso racconta anche quello che c'è all'interno del giardino. Intanto deve essere visibile, gradevole.
E poi, insomma, sempre in ordine, perché a parte che avere il giardino in disordine mi dà assolutamente fastidio, ma almeno, insomma, anche come quando laviamo la macchina fuori e non dentro, almeno che l'ingresso sia sempre in ordine, per cui ogni giardino ha il suo ingresso. Un giardino di campagna può avere il suo stile, può anche essere modernissimo, contemporaneo, molto stilizzato, ma poi la committenza ha le sue richieste, quindi un giardino di campagna può avere anche questo ingresso. Quindi il nostro lavoro è non solo quello di mettere le piante piuttosto che di studiare i percorsi, ma di valorizzare anche il giardino in tutte le sue parti, partendo praticamente il nostro lavoro incomincia, io dico che incomincia dalla facciata della casa, quindi intervenendo anche sul colore degli intonaci, sul trattamento degli intonaci, piuttosto che sul colore dei serramenti, e arriva fino al confine con la proprietà pubblica. Ecco, questa è la nostra area di intervento. Quindi in un giardino di campagna abbiamo utilizzato dei materiali di recupero, i mattoni erano vecchi, il portoncino è stato disegnato appositamente stile cottage inglese, e poi abbiamo lavorato con la vegetazione. Anche la scelta dell'illuminazione piuttosto che del citofono è tutto allineato per completare il quadro. Questo invece è l'ingresso carraio, che richiama all'ingresso pedonale, quindi utilizzando gli stessi materiali, le stesse lampade. Ecco, un trucco che uso, io odio, ma proprio le lampade, quelle lampeggianti che sono, a parte il lampeggio, e sono veramente orribili, sono degli oggetti. Andiamo a cercare le cose più belle da mettere nel giardino e poi ti obbligano a mettere quelle lampade terribili che starebbero bene solo su un'autobetoniera. Allora, in una lampada c'è la lampada vera e propria, in un corpo illuminante c'è la lampada vera e propria, mentre nell'altro è stato montato la lampada lampeggiante, in modo tale che è così mimetizzata e abbiamo salvaguardato l'immagine dell'ingresso. Ecco, questo è il tipo di giardino, per cui già il preludio ti porta poi a qualche cosa che c'è all'interno, quindi continuità tra l'ingresso e il giardino. Pure in una situazione come questa, in cui ero stato, questa linea mi è venuta adesso, non ho capito cosa ho fatto, non importa, in cui ero stato contattato per studiare il giardino, ho detto, ma senti, non vorrei entrare in questa, con questo ingresso, per cui è stato, visto che siamo in una casa al mare, rivisto, mantenendo quello che si poteva senza demolire più di tanto, con l'aggiunta di questi gabbiani che fanno in acciaio, che vivono e fanno vivere la parete dell'ingresso e che poi richiamano ai pesciolini che sono stati portati, che sono stati utilizzati per decorare il fondo della piscina con le piastrelline della bisazza. Una casa in stile neoclassico, questo è un vero neoclassico puro, per cui il disegno del cancello poi è molto classicheggiante, anche per motivi poi di autorizzazioni, e poi la proprietà ha comunque un gusto molto, molto classico. Il progetto, mentre all'interno il viale ha una sua complessità e una sua articolazione contemporanea, per cui l'auto riesce ad arrivare all'abitazione, allo spazio per poter fare manovra, ritornare e andare nel box. Ecco, i percorsi d'auto sono una dannazione perché si occupano grandissimo spazio, per cui calcolare sempre gli spazi di manovra e la superficie occupata dall'auto. L'ingresso è stato disegnato molto classico, con un cancello in stile e con i lampioni sempre stile primo Novecento. Questo è il tipo di giardino che troviamo all'interno. Siamo in Costa Azzurra, dove i grigi e anche le forme, diciamo, potate ci stanno benissimo. Un altro giardino con era un ingresso terribile,
veramente guardabile con la casettina, con il tetto. Allora, per ovviare senza lavorare di architettura o di edilizia o di cemento, è stata fatta crescere la siepe di lonicera nitida, che ce ne ha messo di tempo, che avvolge il tetto e crea un disegno importante che prepara poi a quello che c'è all'interno. E questo è uno delle visuali che ci sono all'interno del giardino. Per cui in un giardino classico come questo, il colpo d'occhio dell'ingresso è la creazione di un punto focale importante con un laghetto in asse con il cancello. Poi il giardino si sviluppa sul resto. Facciamo i percorsi, parliamo dei percorsi e poi chiudiamo. Questo è un altro ingresso in una casa a Losanna. Anche questa è una casa del 1920 circa, quindi l'ingresso in stile arts and crafts accompagna all'abitazione, con l'utilizzo, vedete, di piante sempreverdi sulle tonalità del verde. I percorsi. Questa immagine che ho scaricato da internet è un giardino altamente improbabile. Dico, ma guarda te che bella cosa che mi hanno fatto, sembra fatta apposta per me. Cioè è improbabile perché sembra quasi una finzione più che un giardino vero e proprio. Ma capita proprio ad hoc per raccontare che cosa c'è che non va. Ecco, diciamo che il percorso curvo piace sempre, ma non sempre paga. Innanzitutto non vedo perché, ma guardate che non è solo in questa situazione, succede normalmente poi, perché da qua per andare a qua devo fare questo passaggio senza andare in linea retta. Non vi sentite un po' sciocchini a fare così e andare là per entrare in casa senza andare in linea retta? Perché per andare nel portico cammino sull'erba e non su una pavimentazione? Perché dalla casa andare al portico cammino sull'erba? Perché qui quando piove tutta l'acqua mi picchia sull'erba e questi vetri sotto sono tutti sporchi di fango? Vedete quanti errori ci sono in una situazione come questa. Allora, per risolvere, delle volte la soluzione più banale e più logica è quella che paga di più e non è detto neanche che sia la più brutta, quindi creare dei percorsi diretti con un marciapiede intorno a casa e adottare dei dissuasori belli per obbligare ad un percorso. Quindi vogliamo mantenere questo percorso a curva? Va bene, qua mettiamoci un albero, mettiamoci una scultura, mettiamoci una fontanella, così ti senti meno stupido a fare questo giro per entrare in casa. Questo è un giardino, è un mio lavoro che richiama praticamente molto a quello che abbiamo visto prima, cioè il percorso tondo. In realtà qui non c'è un percorso tondo, c'è un percorso rettilineo mascherato da percorso tondo. Cioè, il percorso diritto rimane sempre, e quindi io salgo dalla scaletta, vado alla scala e vado in linea retta. Però divertiamoci a creare dei giochi con la pavimentazione che poi fanno parte che si completano poi con il progetto e col disegno di tutto questo piccolissimo giardino pensile. Tra l'altro, appunto, creano questo effetto particolare per cui quello che è un percorso diventa anche uno spazio per mettere tavole e le sedie per poi gustare del giardino, della parte di giardino che sta nella quota sottostante. Evitare l'esecuzione di quei disegni fondati solo sul capriccio, Desaliers d'Argenville. Quindi quando disegniamo delle curve, facciamole con competenza, ma con un certo discernimento. Quindi lo sghiribizzo, il giardino complicato a tutti i costi, non è detto che paghi. Abbiamo visto il giardino disegnato da Jubilee con due quadrati al suo stile e la sua bellezza. Allora, anche in piccoli giardini, il fatto di giocare con la pavimentazione,
per creare proprio movimento. Qui ci sono due gradini, è un percorso che non è un percorso, ma sono spazi di sosta. Quindi studiamo gli spazi per inserire pianti, arbusti, tappezzanti, alberi, panchina e fontana. Oppure una scala, perché fare una scala che va da 0 a quota 85 quando invece ci possiamo inventare degli spazi tondi e ogni spazio tondo noi risaliamo di un gradino per arrivare poi fino all'ingresso dell'abitazione. Ogni spazio tondo è un disegno, c'è un vaso, c'è la fontana, ci sono le panche, c'è il tavolo per pranzare che guarda caso è messo vicino all'abitazione e non qua sotto. Oppure in uno spazio come questo in cui il percorso mi porta all'ingresso dell'abitazione, quindi con l'auto io posso camminare sulle carraie, girare intorno alla vasca, alla fontana, come era nelle ville dell'Ottocento che facevano con le carrozze, e tornare poi al parcheggio. Quindi creando un percorso rettilineo, le carraie rettilinee si centrano, le carraie curve no, non fate carraie sul prato in curva perché è impossibile centrarle, e in modo tale che il prato rimane intonso e l'immagine generale ne guadagna con anche... salvaguardando la funzionalità della manutenzione e del percorso. Ancora, ancora 5 minuti o le 6 e mezza, non fatemi correre. Ecco, vedete, anche in questo caso il percorso è sempre un disegno. Il vialetto ci può stare. Poi in un giardino piccolo i vialetti che corrono nel prato sono stupidi, rovinano lo spazio, meglio lavorare in questo modo. Poi se, è chiaro che qua ci puoi camminare sull'erba e attraversare direttamente per scendere in piscina, non c'è un calpestio tale per cui il prato si danneggia, ma il percorso diventa gioco, il percorso diventa architettura. Da un piano a quota abitazione scendiamo e arriviamo a una quota intermedia per poi scendere a quota solarium e alla quota della piscina. Il gazebo è messo di lato per poter essere di servizio alla piscina, che vicino alla piscina ci vuole sempre un posto per stare all'ombra, ed è messo a lato dell'abitazione in modo che la vista dagli interni possa correre sulle colline che ci sono di fronte. L'ultimo esempio, e poi vi mando in intervallo. Grazie. Ecco, vedete, un giardino apparentemente paesistico, che paesistico, cioè fa ridere su 5-6 mila metri quadri, perché giardino paesaggistico si comincia a ragionare su dimensioni ben maggiori. Però i percorsi ci sono, ma sono mimetizzati, cioè questi sono i percorsi che il cliente voleva, ma sono in realtà dei prati, sono dei prati delimitate da zone verdi, da masse verdi realizzate ottenute con tappezzanti, arbusti e alberi. Ecco, quando poi spegniamo la vegetazione viene fuori il disegno e l'impostazione. Chiaro che con linee come queste, con la vegetazione, col tempo tendono a scomparire, però cerchiamo di creare quello che si dice sistema, cioè inventare una geometria, un gioco, una linea che poi si ripete per tutto il giardino, che è quello che poi crea l'armonia. Per cui se questa linea è lunga e stretta o questa è quasi quadrata, non importa, c'è comunque un'impostazione di base di progetto che mette tutto assieme, che fa sì che il quadro sia completo e armonico. Quando si incomincia a pensare ad un giardino, diamoci un tema. Dandoci un titolo o un tema, ci sarà più facile poi proseguire. Scrivere un tema senza un titolo, già ci perdiamo lì, cioè solo pensare che qual è il tema del... Una volta che abbiamo il titolo, almeno abbiamo già un riferimento. Il tema, gli stili, gli obiettivi. Al di là della funzionalità e di tutto quanto, ogni giardino ha il suo tema, ha il suo stile e degli obiettivi da raggiungere. Vediamo quattro esempi. Asimmetrie.
Questa è una dimora nel Monferrato con un prato informale, comunque gradevole, ma niente di che. La casa è una vecchia casa, un'antica casa con una sua nobiltà, anche se non è nobiliare, comunque una bella casa con questa scala doppia che collega la quota abitazione alla quota del giardino. Ci sono due incongruenze. Il prato che scende e che mi mette in evidenza questo, il battuto di cemento su cui appoggia il pavimento, è uno spazio senza l'erba, perché qui sotto c'è l'inferno. Se non sapete cos'è l'inferno, nel Monferrato ci sono delle cantine scavate nel tufo che scendono a profondità incredibili. E siccome era crollato il soffitto dell'inferno, qui sopra avevano fatto una solettina di cemento con 5 cm di terra, per cui qua avevano questo giardino sempre con la macchia di terra. Un pozzo, insomma, tutto sommato è quello che è, ma ce lo facciamo andare bene. Questa vera da pozzo un po' naif, diciamo così. Una scala che scende all'orto con i vicini che ci guardano direttamente in casa. Quella della privacy è una fissa italiana, ma insomma siamo fatti così, quindi ci teniamo che quando siamo in giardino nessuno ci guarda dentro. Allora, in una casa classica come questa, con la vista dall'alto, lo spunto principale è quello del giardino, dell'origine del giardino italiano, cioè le quattro aiuole, il giardino quadripartito, con la fontana al centro e con le quattro aiuole ai lati. Questo... impostazione richiede una serialità molto rigida e a 90 gradi. Cosa che in uno spazio come questo, vedete, questa è la planimetria, è molto scomposto, è molto difficile riproporre quella tipologia di giardino, perché l'asse principale mi porta contro un muro e da questa parte contro il muro delle scale. Però l'idea che volevo mantenere era quella del giardino formale, con questo spazio dove la terra non cresce e con un'uscita qua per il sentiero che scende al paese. In realtà poi c'è un altro percorso importante che passa sotto il portico. Per cui c'è questo prato che nella desiderata della committenza doveva rimanere libero, perché piace ricevere degli ospiti. In estate addirittura ci sono delle manifestazioni musicali in paese o nel Monferrato, per cui qui viene portato il pianoforte e sul prato vengono messe le sedie per poter assistere al concerto in uno spazio privato. Per cui creare un giardino dove non ci deve essere assolutamente niente era una sfida interessante. Allora, se non possiamo nascondere i difetti, come abbiamo visto negli esempi precedenti con quelle proposte con il perimetro molto articolato, allora mettiamole in evidenza. Se una cosa non si può nascondere, evidenziamola. Queste linee rosse evidenziano le asimmetrie e gli angoli del perimetro del giardino. Due linee e il giardino è finito. Cioè l'impostazione è questa. Angoli a 90 gradi, asimmetrie, un elemento che mi richiama la vera da pozzo che c'è là in cima e tanto spazio per potersi muovere. Questo è il progetto del giardino, dove semplicemente con un costo ridicolo è stato costruito un niente nel nulla. Praticamente è quello che qua vedete in grigio, sono le laste di pietra che delimitano il marciapiede. Le stesse sono state utilizzate per delimitare i bordi di queste due aree, l'area con la lavanda, tutta e solo lavanda, e l'area con la ghiaia, dove poter mettere il tavolo per il pranzo. Per un qui in cima vedete lo schizzo, difficilmente faccio il render, mi trovo meglio a fare degli schizzi veloci a mano libera in bianco e nero che rendano l'idea di quello che voglio fare, con un vaso che mi richiama poi questo volume che c'è dall'altra parte. In questo modo ci siamo tolti di torno anche quest'area dove non cresceva assolutamente niente, quindi la ghiaia mi ha coperto anche la magagna.
del giardino realizzato, vedete uno spazio pulito, libero, dove si può ricevere tanta gente, mettere seggioline, pianoforte, fare quello che vuoi. Là dietro c'è la bella vista sulla cattedrale del paese. La lavanda bellissima anche quando non è fiorita, qui sembra quasi una graminacea, che come dico sempre, ormai se oggi non usi le graminacee non sei nessuno, non sei trendy, poveri rododendri e le vigilie non le vuole più nessuno, ormai devi mettere pennisetum e stipa tenuissima dappertutto, che le metto anch'io perché mi piacciono. L'altra visuale, in primo piano un ramo fiorito di Philadelphus virginalis. E poi la chiusura verso la casa di fronte. Si può chiudere la vista in tanti modi, ma se utilizziamo un metodo banale, un trucco banale, chissà perché mi devono chiamare o anche pagarmi, che se lo sarebbero potuti fare da solo. Allora il gioco è stato quello di inventare un cancello con un supporto dove all'interno ci sta infilato un vaso di sera lunga, quindi cercato, misurato, utilizzato, e con il vaso che rappresenta un gaspò. Praticamente dentro ci sono mazze di fiori piuttosto che foglie che cambiano tutti i giorni per creare una diversità, un'alternanza nel giardino. E questo è il cancelletto finito, colorato con lo stesso orale del vaso. Il classico rivisitato a me piace molto, e abbiamo visto adesso, riprendere i motivi del giardino italiano, quando lo si può fare. Io sono italiano, sono fiero di essere italiano, abbiamo un passato prestigioso che tutto il mondo ci invidia, abbiamo un risorgimento, io non sono un risorgimentale e non posso neanche essere all'altezza, però mi piace attingere alla storia del nostro paese e in particolare alla storia del giardino, che poi non è solo storia del giardino, ma è storia di popolo, di filosofia, di pensiero, storia sociale, perché le cose non sono mai disgiunte. Ero stato invitato da Grandi Giardini Italiani, se non lo conoscete, www.grandigiardini.it, che è un network che propone la visita a tanti giardini italiani in tutta Italia. Ah, scusate, mi sono dimenticato del tempo di attesa tra le mie parole e l'immagine. www.grandigiardini.it. Ecco, Judith Wade, che è questa signora calata dalla Scozia, arrivata in Italia e ha deciso di valorizzare i paesaggisti e i giardini italiani. E noi ne siamo grati che abbia scelto l'Italia per questa sua attività. Io e altri, il sottoscritto e altri colleghi, sono stati invitati a lavorare su queste belle ville in Toscana, in Lucchesia, proponendo la nostra idea contemporanea di arte topiaria. L'arte topiaria è quella che ci viene tramandata dai giardini romani, in cui il topiarius trasformava le piante in forma di fantasia piuttosto che in siepi geometriche. Gli sponsor erano la Banca Assis e la Martini. Io mi sono avvalso della collaborazione del vivaio Flora 2000 di Budrio, di Marco Pagani, che è un personaggio pubblico, lo troviamo sempre in TV alla sua rubrica, e anche su Gardegna la rubrica fissa, e con l'aiuto anche dell'artista Stefania Scarnati di Milano. Allora, parto sempre dall'idea primigenia dei due assi che si incrociano, vasca al centro, siepi di bosso potate. Non siamo delle scimmie né dei pappagalli, quindi non andiamo a riproporre cose viste, riviste e ritrite. Quello che ho preso dall'origine del giardino italiano è l'equilibrio e la simmetria. L'equilibrio, cioè è la simmetria che porta all'equilibrio. La mia proposta si chiamava equilibrio, quindi un equilibrio non basato più sulla simmetria, e vedete il progetto, la proposta schizzata di progetto qui sotto, ma basata sull'equilibrio delle componenti. Come quando l'equilibrista tiene
sul mento la bacchetta con i piatti, e muovendosi la bacchetta non è mai diritta ma si inclina, ma la somma totale degli spostamenti e della posizione dei corpi porta all'equilibrio. Allora l'idea era quella di costruire una vasca centrale con una scultura galleggiante e con questi elementi potati che si inseriscono nell'acqua. Quindi un impianto formale statico a un impianto dinamico basato sul policentrismo, quindi che può anche stare non in asse alla casa, ma può stare ovunque perché vive di equilibrio proprio, non necessariamente legato a un'assialità con la casa o con l'ingresso al giardino o al parco. Questa era la realizzazione, era un giardino effimero. Tante grazie Stefania Scarnati e tante grazie Flora 2000 che hanno investito anche economicamente non poco per realizzare una cosa del genere. Pensate che, guardate la dimensione, questa è la porta, questo era il diametro dell'allestimento, con delle siepi di viburnotino preparate mesi prima e portate già montate in fioriere enormi e con l'utilizzo del prato pronto. A parte questo, l'idea era quella di costruire un elemento, una parte di giardino contemporaneo in un giardino storico, cosa che in Italia è già abbastanza difficile da fare, mentre in Inghilterra e soprattutto in Francia ben venga, perché i giardini sono un sovrapporsi di epoche. Quindi cambiano i gusti, intervengono nuovi proprietari, portare magari in un'area così vuota e anche insignificante come questo prato un progetto di architettura di giardini contemporanee ci poteva stare. Poi è rimasto qua solo 2 o 3 mesi, per fortuna direte voi, vabbè, è rimasto quei 2 o 3 mesi e ha vissuto per quei mesi che è rimasto. Questa era la vista dall'alto dell'abitazione con l'acqua a filo del prato, ma quello che volevo mettere in evidenza era anche come queste siepi di progetto contemporanee continuassero e si armonizzassero poi con il contesto esistente. Passiamo dal giardino formale al giardino informale, proprio altro mondo. Il tema, lo stile degli obiettivi, la terrazza con il bosco intorno. Parliamo di un giardino di campagna. Si può fare architettura in un giardino di campagna fatto di piantine, fatto di cose povere? Sì, si può fare. Si può fare anche tagliando un prato a 2 diverse altezze. Questa è la parte che già esisteva del giardino a ridosso della casa, una terrazza che si affaccia sui vigneti del Monferrato e là sotto questo. Una cosa terribile, era un vigneto dismesso da riorganizzare, cioè da valorizzare sia con la vista dall'alto, ma anche per creare un luogo per allargare il giardino, per portare chi vive la casa a vivere questo spazio. Per cui questa canna dell'acqua che vedete qua mi è servita come impostazione di base per il percorso importante. Un noce, una sola elevazione e questa terrazza che è lo spazio più pianeggiante di tutte queste linee a balze che scendono, dove poter inventare qualche cosa per poterci vivere. Ecco, questa è la vista dal basso con la canna dell'acqua che mi segna il percorso. Vedete, i signori quando uscivano di casa prendevano questo prato, il più delle volte si sedevano per terra perché scivolavano sull'erba bagnata, scomodissimo, e facevano questo giro per poi arrivare qui su un percorso che non portava da nessuna parte. Allora, l'idea è stata quella di creare un nuovo percorso utilizzando questo spazio piano a ridosso del muro di sostegno del giardino e creare una nuova scala che taglia in diagonale e che mi raggiunge subito, direttamente, dal punto più alto al punto medio del giardino. Questo è il progetto, semplicissimo, con la
valorizzazione delle ripe che sono state completamente coperte di vegetazione per ridurre anche la manutenzione, lasciando a prato libero soltanto le aree percorribili. Quindi il prato si taglia, come vedete, molto facilmente, mentre le ripe coperte di vegetazione si autoregolano, ogni tanto si va a togliere qualche erbaccia, ma niente di più. Dov'è il gioco? È il taglio di questa scala, che è fatta anche in un modo particolare, che mi crea proprio questa cesura nel giardino, che non è cesura ma diventa collegamento, è anche un'architettura povera ma un'architettura che si vede, e poi il divertimento di creare una terrazza in legno a sbalzo con questo disegno particolare. Tante volte quando tengo i corsi mi chiedono che programmi uso per disegnare i giardini. È vero, i programmi sono utili, ma anche i programmi di grafica. Io praticamente li imposto così. Vedete, sono a mano libera, li faccio in un attimo. I pallini mi segnano il diametro della pianta utilizzata. E poi su uno spazio così grande, adesso però, diciamo, questo è vecchio, in realtà oggi faccio molto prima con Photoshop, prendo il pennello, gli do la dimensione, il pennello tondo, gli do la dimensione desiderata e tic 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 tic, in un attimo ho creato la macchia. Già con il colore, in modo che le vedo immediatamente, visualizzo immediatamente la composizione dei colori. Vedete, le piante utilizzate, quando tu dai una... La visione generale dall'alto sul giardino sembra che ci siano un mucchio di piante, ma alla fine c'è qualcosa che ti riconduce ad un'armonia, perché c'è continuità tra tutto. Allora il gioco qual è? È quello di fare una scelta limitata di piante e di distribuirle poi a macchie importanti, non 3 o 4 piantine, ma macchie importanti di 10, 15, 20 piante alla volta, e distribuirle in modo armonico, in modo che anche, vedete, le piante si compenetrano in questo modo, non sono tirate a riquadri, ma quasi un gruppo entra nell'altro per creare più, per eliminare l'artificiosità dell'intervento e per creare più naturalità. E poi si vede comunque che non è un giardino naturale. Poi anche il corrimano, perché mettere un corrimano banale? Facciamoci un corrimano fatto per bene, andiamo dal fabbro, glielo disegniamo, stiamo lì con lui mentre lo batte, mentre lo disegna sul tavolo di lavoro, scegliamo i materiali e gli spessori, belli spessi, le palline di Albano, che è il fabbro, ormai sono diventate le palline di Albano e quelle rimangono, le ha volute lui e ben ci stanno, E per poi arrivare a questo risultato. Questo era il percorso, diciamo, inutilizzato che è a ridosso del muro che sostiene il giardino superiore, per poi ottenere questo risultato. Noi arriviamo qui e qui si vede il corrimano che ci accompagna con la discesa. Vedete il gioco delle asimmetrie? Un attimo, Massimo, perché non vediamo l'immagine. Eccola qui, è arrivata. Beh, a te, poi magari agli altri è ancora in corso. Anche la balaustra non ha i montanti diritti, ma sono tutti asimmetrici perché seguono il gioco dei montanti della scala. Quindi questo era prima e questo è come oggi, quindi con piante molto rustiche, i rosmarini, le budleie, la perovskia, la spirea bumalda, sembra un giardino con tante cose, in realtà poi sono le piante che sono sempre le stesse che vengono riutilizzate. Abbiamo mantenuto le piante che c'erano, questo sambuco meraviglioso che fa da fondale con le sue bacche rosso scuro, è spettacolare. Questa era l'impostazione che avevamo dato all'inizio. È arrivata l'immagine? Sì. Questa è la scala. Anche questa è realizzata molto semplicemente, ma con dei bei materiali. Cioè materiali che durano nel tempo. Il corrimano ha uno spessore di 10 mm. E lasciato ruggine proprio volutamente, poi trattato perché rimanesse ruggine, perché è nello spirito del luogo avere il corrimano ruggine. La scala è realizzata con spesse lastre di luserna da 8-10 cm, posate di taglio e con la pedata in terra battuta.
in un giardino come questo la terra battuta ci sta, l'imprecisione ci sta, non de- anche se ogni tanto viene fuori la terra, va bene, ecco, non, è un giardino di campagna. Una curiosità, quando sono arrivato era novembre, c'era una sola pianta fiorita che era la, la salvia ananas, su queste salvie da fiore. Fioritissima per dei mesi, ho detto, già il terreno è un terreno terribile, quello del Monferrato che sembra quello della, della Maremma Bucaiola, dove far crescere le piante è un'impresa. Allora utilizziamo questa pianta che abbiamo visto che funziona e usiamola alla grande, almeno un risultato sicuro c'è e anche una fioritura molto prolungata. Quindi gran varietà, anche se banale, comunque funziona, va bene, dacci dentro con la salvia ananas e poi le piante che da quelle parti funzionano sempre. Ci sono anche altri dettagli che vediamo se riusciamo a sviluppare prima. Comunque il colore è sempre importante, non è da sottovalutare, il colore è fondamentale. Questa è la terrazza a sbalzo. Allora il trucco dove sta? Su uno spazio come questo, tu stai seduto qua in piedi, guardi giù e vedi una ripa. Tu mi esci di un metro, è sufficiente, non sei più qui, sei qui. E quello che percepisci dall'alto è il vuoto. Quindi c'è questa sensazione di vuoto ottenuta con poco o niente che valorizza poi la vista sul giardino e ti rende anche più divertente stare qui sopra perché sempre sospeso a mezz'aria in mezzo al giardino. In realtà sei sempre qua, sei. Ah, ecco, gli stessi materiali usati per la scala in verticale sono stati utilizzati qua per creare questo muro di contenimento realizzato lo sbancamento per la terrazza. Vista dall'alto. Questo è a 3-4 anni dall'impianto. Ecco, io aspetto sempre, diciamo, certi giardini crescono più velocemente perché trattandosi di arbusti o di erbacce si riempiono velocemente. Altri giardini li vado a fotografare dopo 10-15 anni perché, insomma, e per farli vedere dopo li tengo nascosti dietro l'angolo. Quando è il momento giusto, allora li vado a trovare. Un altro particolare, ecco, vedete, bellezza e funzionalità. Questo parapetto in realtà non protegge da un gran salto, cioè se caschi sotto sei lì. Però vedete, per esempio, la disposizione di questo del parapetto è un asse posato in orizzontale. Perché posato in verticale, cioè di taglio, quando ti siedi hai una fascia di legno davanti che ti rovina la vista. Posato in questo modo assolve alla stessa funzione, ma il taglio è di soli pochi centimetri. Più in là un arco che porta una clematide e che introduce al giardino del bosco che è sotto, che è realizzato sempre con lo stesso materiale, col ferro lasciato arrugginire naturalmente e con le linee, ecco, vedete anche qui molto asimmetriche che mi richiamano i motivi della terrazza e, della, e del corrimano della scala. Abbiamo ancora 10 minuti. Sì, vai tranquillo. Ritorniamo al giardino formale, questa volta con l'assialità. Vedete delle volte come lo stesso tema può essere interpretato e sviluppato in modo divertente, vedete adesso no perché non l'avete ancora visto, ma almeno dal titolo, come è divertente giocare con delle immagini classiche e rivisitarle. In questo caso, intanto dovete conoscere la storia dei giardini per fare queste cose, perché si rischia se no di fare di disegnare delle sciocchezze. Cioè, e conoscere bene, e dico bene, la storia dei giardini, giardino italiano, francese, giapponese, inglese, d'oltreoceano, quello orientale, fanno parte del nostro della nostra cultura e conoscere la storia vuol dire avere un forziere immenso a cui affondare le mani per le nostre idee, ma non necessariamente in modo così palese, come in questo caso, dove
Sono stato chiamato perché non gli piacevano i fiori nella ciotola. Ho detto un momento, prima di cambiare i fiori nella ciotola, vediamo cosa c'è intorno. Sono ancora lì che lavoro, sono passati 10 anni e sono ancora a lavorare in questo giardino perché è molto grande. C'era questa terribile piscina buttata lì in mezzo a un prato senza nessuna collocazione. La piscina è un elemento importantissimo, più ingombrante del parcheggio delle auto, e deve essere contestualizzata. Non si può costruire una piscina, buttarla nel giardino così, e poi il risultato è quello che mi hanno chiamato per le piante, e gli ho risolto anche questa situazione. La casa è questa. Vedete, la piscina si trovava con questa brutta pavimentazione intorno, è inserita in una linea sciocca, soprattutto con una recinzione intorno, perché i proprietari sono appassionati di allevamenti di cani, per cui i cani per forza di cose non potevano entrare, cioè non ne hanno due, tre, ne hanno tanti, quindi devono stare fuori da dall'area degli umani. In realtà poi ci sono gli umani in gabbia, i cani hanno una vastissima area verde per cui correre e divertirsi, per cui c'era questa linea che delimitava l'area della piscina ed è stata trasformata, come vedete sotto, inventando una salita che non c'era e creando questo disegno intorno all'area della piscina, spostando anche la recinzione esistente. Poi è stata realizzata due luoghi con le aiole, queste per le erbe aromatiche qui sopra e queste per le fioriture stagionali. Un'altra cosa che odio nel giardino sono le aiolette con le fioriture stagionali, quando muoiono, quando deperiscono sono inguardabili, allora gli costruisco delle aree dedicate oppure gli piazzo dei vasoni enormi per le piante stagionali e per fiorellini. Se vogliono cambiare il colore non mi distruggono il giardino, quando deperiscono sono cambiate in un attimo, le compri già grandi e il giardino è sempre colorato per tutto l'anno come i clienti vogliono. Un giardino bello non è necessario che sia per forza colorato col colore diverso dal verde, anche il verde è un colore. Penelope Hobhouse, anche il verde è un colore, è un bellissimo libro che vi consiglio. Poi ecco, qui era troppo facile le aiole quadrate, adesso anche queste. Giochiamo sul disordine di Noalis che abbiamo trattato all'inizio. Ecco, questa è la asialità su cui è stata costruita la piscina e su altre due asialità poi è stato costruito tutto quello che vedete intorno. Allora, poi ragionandoci sono arrivato alla Villa Adriana, Tivoli il Pecile. Ho detto, caspita, ma tutto sommato, insomma, sembra quasi quello che ho fatto io. Non mi paragono, voglio dire che questo fa parte del nostro background culturale. Ora, io non so se disegnando quella piscina mi sono rifatto al Pecile o meno, ma sicuramente nel subconscio ce l'avevo dentro ed è venuto fuori al momento giusto. Il bello è anche questo, cioè non copiare, ma incamerare, scusatemi, cultura, per quello che può essere la mia cultura, e informazioni che poi si rielaborano da sole nel nostro subconscio e vengono fuori quando è il momento giusto di tirarli fuori. Allora, questo è il Pecile, come oggi. E questo è il progetto, lo schizzo che avevo fatto per la presentazione del progetto. La gente intelligente, preparata, non ha bisogno di tanti disegni per capire le cose. Chiaro è che un prodotto come questo, che ha dei costi altissimi, più è ben confezionato e meglio è, ed è giusto anche gratificare il cliente. Delle volte il render è traditore, perché il render è quasi una fotografia, mentre e se la deformità, se c'è deformità tra la fotografia e la realizzazione, uno schizzo, un disegno a mano libera lascia sempre molto spazio libero. Sono rimasto esterrefatto quando l'anno scorso l'Ordine degli Architetti di Milano, mi sembra, ha istituito un corso per disegnare a mano libera. Una volta uno era bravo a disegnare a mano libera e faceva l'architetto. Questo è detto tutto.
è stato costruito un piano importante perché c'era un terreno in pendenza con un muro per contenere il terrapieno, guarda caso come il Pecile, che è stato costruito con gli archi sovrapposti per creare lo spazio piano per la vasca. Poi il muro, che era un muro terribile, che è stato, vedete, questo è l'intervento di sopraelevazione, il percorso con le lastre che curvano, anche se sono rettangolari, le abbiamo fatto curvare, l'impianto di illuminazione addossato al muro con i faretti colorati dello stesso colore della recinzione e fissati alla recinzione che illuminano il viale, in modo che sono disposti in modo funzionale e non interferiscono con la manutenzione sia della siepe di lauro sopra che con il percorso sotto. Il percorso che abbiamo visto prima con il muro sopraelevato si è trasformato in un pergolato col gelsomino, con una collezione di ortensie, di convallaria, di piante da ombra. Tra le fughe, quando non cresce l'erba, un impasto di ghiaia e cemento risolve tutto. Tanta ghiaia che rimane a vista e che lega benissimo con la pietra. L'utilizzo dei vasi. Abbiamo fatto una ricerca dei vasi, insomma è durata parecchio, per fare un giardino come quello che abbiamo visto, usare dei vasi in cotto, che ci sarebbero stati benissimo, mi sembrava un po' troppo pretenzioso e pesante, soprattutto pretenzioso. Cioè l'idea di creare un giardino formale con dei vasi in cotto, poi forse pretenzioso non lo era. Ma allora perché non utilizziamo dei vasi in plastica, ma di plastica belli, quelli della Serralunga? Questi sono i Ming di Serralunga, sono dei vasi in plastica verniciati con tinteral da carrozzeria, cioè l'effetto è quello della carrozzeria di un'auto, quindi un effetto strepitoso, e allora diamo cento col colore, invece di usare un colore anonimo, osiamo usare delle volte paga, usiamo il lilla, il colore più che spara di più di tutti in quel contesto insieme al verde mela. E poi grossi, perché vedete sono 113 di diametro, questi vasi qua costano un botto. E poi la scelta delle piante, l'accoppiamento pianta-vaso va sempre pensata, non voglio dire che è un'arte perché non mi reputo un artista, però comunque bisogna sempre visualizzare la forma del vaso e la dimensione del vaso con la forma e il portamento della pianta. Avevo scelto prima questo Magic, che è una graminacea, vedete anche io uso le graminacee, ma ci stava malissimo, mentre invece questa graminacea si armonizzava perfettamente con la forma del vaso. La recinzione è stata colorata con il RAL dell'alloro, è sempre difficile trovare il RAL delle piante, si va un po' a media, quindi è stata verniciata con il colore dell'alloro in modo tale che la siepe praticamente ingloba la recinzione, che quasi non si vede, praticamente scompare, inglobata dal colore dell'alloro. Questi sono i cavi per tenere lontani i cavi all'inizio, poi sono stati eliminati, ora i cani li circolano liberamente in una vasta area senza restrizioni. L'errore, questi paletti non li ho messi io, me li sono ritrovati, poi ultimamente li abbiamo eliminati e abbiamo studiato un altro tipo di illuminazione, come quello che l'argomento di cui abbiamo parlato quando vi ho fatto vedere il giardino di Giubilei. Mai piantare pali o paletti se non assolutamente necessari in mezzo al prato, perché sono un fastidio per il taglio dell'erba e poi delle volte anche molto estetici. Vedete che cosa è successo in altre aree del giardino. Qua la rete, voi probabilmente, non so, guzzate la vista, qui c'è rete, là in fondo c'è rete. Quindi intorno al prato dove ci sono i cani, dove corrono loro liberamente, qui non parliamo della piscina, è stata messa una rete di recinzione verde alta un metro. Poi all'interno abbiamo riempito tutto di piante, ma proprio fitto fitto. Le piante hanno riempito gli spazi e sono usciti dalla rete, quindi se la sono mangiate completamente. I cani quando passano davanti non vedono lo spazio al di là della rete e quindi non saltano dall'altra parte e salvaguardando così immagine, funzionalità e libertà di movimento dei cani. Che, e lo dico in questo chiaramente, se devo scegliere tra un bel giardino e un cane felice,
La risposta l'avete già capita. Oh, caspita, e dai che mi ritorna fuori sta riga maledetta, non so perché, mi dispiace. Ecco, vedete, questa è la piscina impostata con la siepe di alloro potata, alloro piantato vicino, ci sono 4-5 piante al metro quadro, in modo tale che la loro crescita è molto rallentata, perché le radici non si possono sviluppare. Potato continuamente, 2 o 3 volte all'anno, non so quanti anni sono passati dalla realizzazione, forse 10, e ancora lì bellissimo, potato squadrato. Funzionalità, ecco, un giardino deve essere funzionale, qua è funzionale ed è quando può essere mantenuto bene. Queste nicchie che vedete qua ai lati sono parte dell'architettura del disegno e rappresentano il luogo ideale dove poter disporre una panca, anche se non ci vai, è comunque decorazione quella panca. Abbiamo scelto delle belle panche di tectona colorate verde acqua. E poi mi disegnano lo spazio dove mettere i vasi in simmetria con la fontana. Ma in realtà queste nicchie sono nate con un altro motivo. Se io avessi tirato l'arco diritto da questa parte, chi è che andava là in mezzo a tagliare la siepe? Non c'è un tagliasiepi così lungo che arriva là in mezzo. In questo modo abbiamo ridotto lo spazio, la profondità della siepe, in modo che il giardiniere può arrivare molto comodamente da tutte e due le parti. Poi questi vasi sono anche illuminati da sotto nella siepe di alloro, sono nascosti dei proiettori che la notte illuminano il vaso dal basso. Questa è piscina vecchia, l'abbiamo rifatta con questa orribile pavimentazione, ancora con gli skimmer, dopo un po' di anni, per quello che dico che sono ancora lì a lavorare, mi hanno chiesto addirittura di rifare anche la piscina, lavorando all'interno della piscina esistente. Ecco, vedete, cioè il colore lilla con il verde, ecco, è stata una scelta azzardata, coraggiosa, ha ripagato. Almeno per quello che mi riguarda, non so se a voi piace, ma questo è soggettivo. Alcuni avrebbero preferito il vaso in cotto. La pianta come ci sta bene in questo vaso? In primo piano la rosa chinensis mutabilis, che è una delle rose che preferisco, mutabilis perché ha un colore che varia dal rosa al carminio e poi diventa color cuoio, che in un periodo della sua fioritura ha la stessa tonalità di colore del vaso lilla. Non è casuale. Va bene, Massimo, sono le 19:20. Va bene, sì, va bene. Quindi non so. Sto terminando. Il pergolato anche costruito su misura, le composizioni di piante aromatiche, le aiole per le fioriture stagionali delimitate dalla santolina, con all'interno un fiore volgarissimo, come viene generalmente definito, come il geranio bianco, ma che si armonizza benissimo con le pareti della casa. La piscina rifatta con il deck in legno, abbiamo costruito una piscina dentro la piscina e l'utilizzo e le aiole delle piante aromatiche sono state realizzate con il corten, con questi bordi di corten disegnati appositamente, con questo taglio particolare. Vedete anche quanto è importante il dettaglio per dare leggerezza a quello che poteva essere un cassone, con uno spazio sufficientemente largo tra un'aiola e l'altra per poter passare con la macchina tagliafrato. Anche questo è importante. Finisco, e questa è una carrellata velocissima, non mi soffermo. Il colore è un'opinione? Sì, no, non lo so. Prima avevo delle certezze e mi basavo sulle teorie del colore. Quando ho letto Cromorama, che è un altro bellissimo libro, il colore influenzati da tanti motivi, non ultimo il gusto personale, per cui può essere utilizzato in forma unica, cioè un solo colore, una sola pianta in gruppo,
piuttosto che grandi gruppi, però abbinati il rosmarino azzurro d'inverno, la lavanda viola d'estate, e comunque i colori delle due piante, dei verdi, sono sempre belli abbinati anche quando non sono fioriti, utilizzati in grande massa. Oppure il colore utilizzato, anche queste sono mie realizzazioni, secondo i principi del mixed border inglese, utilizzando piante, in questo caso a foglia grigia, e rose con la salvia Mainact. Quindi i colori che vedete qui dentro sono tanti, ma l'importante è abbinarli e mescolarli con... se me lo permettete, sapendo che cosa fai, ecco, perché se no il rischio è veramente di creare dei grandi pasticci. L'angolo, questa composizione dove il colore è uno solo, è il giallo, ma con tante tonalità di giallo. Il giallo che si riprende le piante che ci sono dentro, con dentro una sferzata di lilla, e finisco con, questo poi colore su colore, colori saturi delle azalee, con i gialli e gli arancioni, i bordeaux e i bianchi. Anche utilizzare questi colori e mischiarli, insomma, devi sempre andare in punta di piedi. Poi quando hai preso coraggio e sei certo del risultato, ti butti. E il cornus che abbiamo visto prima abbinato ai colori saturi, qui invece abbinato a dei colori più morbidi. Vedete la trasposizione dell'impressione, della sensazione che hai, mentre prima era di pienezza, di gaiezza, qui una sensazione di grande riposo e di serenità. Chiudo con questa immagine, un minuscolo giardino, cioè concludiamo con il minimal del minimal, dove l'unico colore utilizzato è il verde, l'ampelopsis, la ligularia, la violetta, la liriope muscari variegata, una fontanella minuscola. Tutti hanno diritto ad il loro giardino bello, anche di piccolissime dimensioni. E concludo con una riflessione. Questo webinar non dovrebbe essere indirizzato a voi che già siete del mestiere. Sappiamo da quanti anni fate la vostra professione, sia architetti che agronomi, e che bene o male avete consapevolezza del mestiere e di che cosa volete. Questo webinar dovrebbe essere presentato ai nostri committenti, che si apprestano ad acquistare un giardino, non sanno che cosa stanno comprando, e quando spostano un vialetto oppure alternano la piscina al laghetto, creano dei disastri incalcolabili e poi se li ripagano loro. C'è quel famoso calendarietto filosofico che è tanto di moda, che me lo si trova un po' dappertutto. Ho tenuto via una paginetta di qualche giorno fa che dice: puoi anche essere un libro aperto, ma se capiti in mano ad analfabeti non c'è speranza. Sono aperte le vostre domande. Va bene, Massimo, ottimo. Direi che siamo nei tempi. Io ho visto qualche domanda in cui in parte hai già risposto, perché una riguardava che strumenti utilizzi per fare disegni, e mi sembra la risposta sia stata abbastanza chiara: vecchia scuola, matita, sono le cose che preferisco. E un'altra era un po' che tempi ci vogliono per realizzare questi giardini, ma mi è parso di capire che alcuni giardini, stiamo parlando dell'ordine dei 15 anni. Ora, guarda, alcuni giardini li fai in 6 mesi, alcuni in 1 anno, ma anche quelli piccoli, sai, perché c'è il tempo del... Poi ci sono quelli più grandi ancora di più, ma non è tanto il numero di operai impiegati, la capacità dell'impresa, poi ci sono i tempi tecnici di ordine dei materiali, di preparazione, cioè le pietre non è che le trovi così. Le piante, se le prendi in vivaio, le vai in zolla, devi aspettare la stagione giusta. Se incomincia a piovere e poi in vivaio non ci puoi entrare con i mezzi e con i trattori perché fondano, perdi dei tempi importanti. Il prato va seminato prima dell'inverno, è molto meglio prima dell'inverno che dopo, perché poi ci crescono le erbacee dentro. Seminare e piantare a luglio si può, ma è sempre un pericolo. Guardate, io
più delle volte meno di un anno un giardino un po' elaborato non l'ho mai portato a termine, eh. Quelli più complessi tranquillamente un anno e mezzo, poi arrivi al momento giusto di piantare ma la stagione è finita e devi rimandare alla primavera dell'anno successivo. Quindi non abbiate fretta, giardini apparentemente, cioè mediamente complessi come quelli che vi ho fatto vedere, i tempi quelli sono. Va bene, direi che queste erano le domande, poi stanno iniziando i saluti, sempre dall'Uruguay, dal Bruxelles, se ti interessa, quindi ti ringrazio per la passione. Brava Iapo Piemonte, bravo Andrea che siamo arrivati così lontani. Ecco. Quindi direi che siamo nei tempi, chiudiamo anche questo secondo webinar che abbiamo organizzato come Iapo Piemonte. A tutti i partecipanti salutiamo per fare gli auguri di buona estate. Riprenderemo con altri webinar che stiamo organizzando nel mese di settembre e probabilmente anche il 2 ottobre. Manderemo la comunicazione secondo i canali ufficiali. Parleremo sia di giardini giapponesi che di verde tecnologico, quindi pareti verticali, verde verticale e altre informazioni leggermente più tecniche. Ringrazio Massimo per le bellissime immagini di fotografie, per la chiara esposizione e il tempo dedicatoci. E saluto tutti e a questo punto arrivederci in autunno. Grazie a voi, è stato un piacere, ma veramente un piacere. Grazie a tutti.